cosa facciamo? Gli occhiali. Io mi sono messo il cappellino, come vedi. Ciao a tutti, bentornati. Guardate, è una cosa un po' assurda perché siamo su Carcassa e invece dovevo essere su Mine Cathedral, ma riusciremo in qualche modo a gestire questa cosa. E abbiamo come ospite Giovanni Bufalini, che è un regista e tra l'altro insegnante della scuola, insegnante di cinema della scuola di fumetto di Roma, Sì, giusto? vari posti, tra cui anche quella, docente insomma di varie cattedre. È Ciao a tutto di tutti. corsa, ho cercato di mettere su sta perché è stata condannata Annaris Gutierrez, no? Gonzalo, no, Gutierrez. Chi è Annaris? Chi è Annaris Gutierrez? Come è Annaris Gutierrez? È la diciamo la responsabile delle armi sul set di un famigerato film Rust. In cui Alec Baldwin ha ucciso, ha sparato accidentalmente, chiaramente non l'ha fatta apposta, anche se qualcuno che vota per Trump ha detto pure che è stato per quello. Veramente ha sparato a Alina Hutchins, che è questa direttrice della fotografia. Purtroppo, insomma, io con Giovanni ne abbiamo già parlato riguardo a questa cosa, perché Giovanni in particolare è un regista di spaghetti di western, non so di spaghetti Mi western, sono interesso anche di quello, sono appassionato di particolare, western. grande appassionato di western anche io, però io non ne ho mai girati. Lui invece ha molta esperienza da questo punto di vista e quindi ovviamente ha molta Guardate, esperienza mi con le inizio armi. da questo, anzi, questo, insomma, quello che c'è dietro di me, vedete, cappelli e pistole ovunque. Come si chiama? Armored Master di Rust. Maestro Maestro, d'armi. Sì, vabbè, maestro in inglese, però. credo si dica come hai detto tu, certo. Darmi dirà. E niente, insomma, quindi bel di dover. Perché, infatti, spieghiamo un po' come sono andate le cose. Tra l'altro, insomma, è un po'. Non dico che mi tocca direttamente, perché un mio amico mi ha fatto notare che a Cannes praticamente Alina Hutchins era una persona che frequentava il giro di quelli dell'horror, fondamentalmente dei festival di genere, quel tipo di eventi, e quindi mi ha fatto vedere una foto in cui stava insieme, ma io non. Probabilmente buongiorno, lì sono sempre ubriaco, quindi non lo so. No, vabbè. No, ma tra l'altro, poi leggendo i nomi, andando a spulciare un po' IMDb, per esempio, l'aiuto regista che è tra gli diciamo indagati, si chiama David Hall. Ho visto che ha lavorato e fatto l'aiuto regista dei film di due amici miei, tra questi anche, insomma, un mio caro amico nel film Quindi sei a d'esordio. poche, come si dice, a pochi anelli di separazione. Testa disgrazia, insomma. E comunque, Alec Baldwin è chiaramente il catalizzatore di questa vicenda, perché lui è lui quello che ha premuto il grilletto e poi lui risulta produttore del film, quindi mo dovremo stare a spiegare non solo degli aspetti tecnici, ma anche degli aspetti, diciamo, burocratici relativi a come funziona il mondo del cinema. Perché io un'idea me la so fatta, Giovanni, penso pure, però, sai, siccome le cose sono complicate, poi su un set le cose non stanno veramente come dovrebbero. Comunque, c'è una cosa da dire. Sta ragazzina, giovanissima, al suo primo film, non era neanche iscritta all'EMPALS, alla Union, è figlia Esatto. di Thel Reed, che è un veterano dei maestri d'armi, no, Giovanni? È un veterano, in più è il maestro d'armi privato di Brad Pitt, che Brad Pitt è uno che se la comanda. Insomma, in qualche modo. Quindi è successa sta cosa. Cioè, cosa è successo, Giovanni? Insomma, più o meno. Allora, mi senti? Perché prima Sì, mi avevamo detto. perfetto. Allora,
è successo quello che a volte in passato succede, è successo già, ma soltanto ed esclusivamente negli Stati Uniti. E questa è la prima cosa che va detta. E ora cercheremo di spiegare il motivo. Il motivo è semplice. I pochi incidenti successi in tutta la storia del cinema, perché realmente sono 3 o 4, insomma, i più famosi li ricordiamo, Brandon Lee, forse addirittura Bruce Lee prima di Brandon Lee, questo che, di cui stiamo discutendo ora, ce n'è forse un altro paio meno conosciuti, ma insomma stiamo parlando di una manciata di incidenti nell'arco di tantissime ere, quindi già questo è una fortuna per come, diciamo, funzionano le cose negli Stati Uniti. Sì. Là, come sappiamo, è normale andare in giro armati, cioè moltissime persone sono armate e quindi arrivano armate anche sul set, fondamentalmente. Cioè sul set ci sono le pistole vere con all'interno le vere munizioni. Questa cosa... possono essere, nel senso è possibile che sul set arrivano persone... Quindi uno ha una sua arma personale... proprie e soprattutto con munizioni reali, perché le armi proprie caricano munizioni reali che possono offendere, e negli Stati Uniti è normale portarsele. In questo set in particolare di cui stiamo parlando, nel deserto del New Mexico, c'erano armi vere, questo ormai è Santa Fe. Esatto, e munizioni vere con le quali a quanto pare durante le pause facevano il tirassegno ai barattoli, questo è quello che ho letto qua e là. Questa cosa è la grossa anomalia, cioè da noi, io considero, ho il porto d'armi sportivo, l'ho preso appositamente per poter avere le mie armi d'epoca e poter gestire con maggiore consapevolezza le scene di armi da fuoco e soprattutto le scene western. Io ho armi mie di proprietà western, ho una Colt, un Winchester, una doppietta, tutte armi d'epoca o riproduzioni repliche di quelle d'epoca. Qualcosa oggi vi faccio vedere, non di armi reali, ma di appunto repliche per il cinema. E, la prima regola quando prendi il porto d'armi, una delle 4 regole fondamentali, è che non bisogna mai considerare l'arma scarica, cioè quando ti arriva un'arma in mano, anche se quello che te la dà ti dice l'arma è scarica, devi comunque sempre controllare che lo sia. E un'altra delle regole fondamentali è non puntare mai l'arma addosso a qualcosa o qualcuno che non ha intenzione di colpire. Ok? Quindi queste sono le 2 regole fondamentali. E questo, per esempio, non mi è chiaro. Cioè, in che senso non puntare mai l'arma? Non devi puntare l'arma con leggerezza, diciamo così. Cioè, considerando... non devi muovere la pistola così a caso. Ecco. Mai puntarla addosso a qualcuno, a qualcosa che non sei intenzionato a colpire. Quindi, nel caso specifico, ora vedremo, le 2 anomalie erano che l'arma che è finita in mano a Baldwin in un momento di prova, quindi stavano facendo la prova dell'inquadratura con in asse la direttrice della fotografia che è morta e dietro di lei il regista. Baldwin stavano dietro al combo, dice. Sì, stavano, diciamo, in asse sul combo, lui era di fronte a loro, prende l'arma era carica con munizioni reali, sì. Era un'arma vera carica con munizioni reali, la punta verso di loro e tira il grilletto. Quindi il primo errore è arma vera con munizioni reali dentro, che non dovevano esserci, perché probabilmente, dicono, era un'arma che aveva fatto il tirassegno in una pausa poco prima e con leggerezza chi aveva fatto il tirassegno prima l'ha lasciata in giro, qualcun altro l'ha presa, l'ha appoggiata sul tavolo vicino a Baldwin, gli hanno detto arma pronta, quindi in questo ovviamente la giovane scavezzacollo ha responsabilità, perché è sua diretta responsabilità gestire quell'arma che non sia carica con munizioni reali e non farla avere all'attore carica di munizioni reali. La responsabilità di Baldwin nella prova è, a quanto pare, che con un po' di leggerezza maneggiava quest'arma senza assicurarsi prima che fosse scarica e facendo un po', diciamo, come potrebbero fare i bambini quando giocano ai cowboy, insomma, quindi le responsabilità sono miste. Allora, perché spieghiamo che anche nella gerarchia di produzione, per questo chiedono anche all'aiuto regista è quello che fondamentalmente
ha responsabilità su tutto. Uno pensa che in un film il regista fa il regista, sì, nel film mio è tuo, però in realtà nei film hollywoodiani, insomma, anche questo che era un film hollywoodiano sgarrubatissimo, comunque c'è una responsabilità da parte dell'aiuto regista. Guarda, infatti certamente, e infatti pure io che ho girato diverse cose già spaghetti western, tra corti, episodi di lunghi, videoclip, ho e sento fortemente la responsabilità, quindi anche quando fai l'indipendenza la devi sentire e in maniera, certo, molto reale. Cioè io ho utilizzato anche armi vere caricate a salve, perché si può fare se giri queste scene in un poligono di tiro, nel senso che ovviamente dove l'arma è deputata ad arrivare, un'arma vera, seppur caricata a salve, cioè vale a dire con il bozzolo, la polvere, ma non contiene poi il proiettile, sostanzialmente l'ogiva che può partire, quindi usi un proiettile senza la palla, diciamo, la metti in una pistola vera, quella pistola vera sfiamma un metro e mezzo dalla canna e quindi l'effetto è iperrealista e puoi farlo soltanto sparando al poligono. In Italia non è consentito fare queste scene al di fuori. Ma comunque sul set, quando decidi di sparare con un'arma vera caricata a salve, noi italiani non portiamo comunque mai i proiettili veri, cioè quelli che hanno la palla dentro. Quindi già sì, questo... anche perché, come giustamente detto, in Italia non è una cosa che si trova, invece no, devi, cioè, più facile. Portatori sani di porto d'armi sportivo come ce l'ho io siamo comunque una minoranza, non è normale avere. E comunque il mio porto d'armi non mi consente di girare armato in giro, cioè io posso portare la mia arma con i proiettili a parte dentro il cofano della macchina da punto A a punto B con una bolla d'accompagnamento che dice che sto andando a una gara o a fare delle riprese, quindi c'è tutta una procedura ben diversa. Poi c'è anche chi in Italia c'ha il porto d'armi per portare le armi addosso, ma sono categorie particolari, un orafo, un avvocato che ha ricevuto campagna, minacce, registrato, chiaramente le forze dell'ordine, eccetera, però sono ancora meno. Quindi in Italia non arrivano mai colpi reali, veri, sul set, anche se sono armi a salve, armi vere caricate a salve, ma la maggioranza delle volte non sono armi vere caricate a salve, ma sono repliche, tipo questa. Cioè, questa, come potete notare, lo vedete, allora, intanto la canna è piombata, vedi? Cioè, qui c'è piombo. Non è bucata, non trovo sembra, ma non lo è. No, cioè è nera perché è nera, ma è solitamente sono rosse, tra l'altro, però è piombata, qui dentro c'è il piombo, non trovo la videocamera, no? Il tamburo è finto, è vero, cioè, il tamburo come vedete è finto, vedete che ha queste anomali, diciamo, buchi molto grandi perché è bloccato dentro. Dall'altra parte, dove tu carichi il colpo, metti il colpo e il colpo è un colpo a salve. Adesso ve lo faccio vedere, ce l'ho qua. E come vedete non ha il... Ecco, questo è un colpo. Non ha la palla, come vedete davanti, ma ha una pinzatura nella plastica che tiene chiusa la piccola carica di polvere da sparo che contiene. Dietro è fatto come un colpo vero, quindi qui viene... Il cane comprime questo e fa una piccola esplosione che dentro casa non si può fare perché il botto è abbastanza importante. Per il resto il funzionamento è analogo, però ripeto, la canna è piombata, chiusa, e qui il caricatore è diverso, cioè è fatto proprio in un altro modo. Infatti è un'arma che puoi inquadrare non da vicinissimo per avere un effetto di realismo, diciamo, ok? Poi ci sono altri tipi di armi, come adesso te ne mando un paio di foto su WhatsApp. Io ce n'ho un'altra molto più realistica che è questa. Se poi puoi farla vedere, mostrala pure. Sì, appena mi arriva. Adesso al momento non ce l'ho io, l'ho data ad un amico che doveva girare. Doveva andare a fare una rapina. Doveva girare una scena. Questa, come puoi vedere, è molto più realistica. E è un'arma vera ma modificata. Questa è una pistola vera a tutti gli effetti, che però è stata chiusa, cioè gli è stata chiusa la canna, mantiene... La pistola vera però, cioè, è antica. Aspetta, adesso la ve la faccio vedere, ragazzi.
Questa è una pistola vera, antica, è una Navy, nella fattispecie una Colt Navy, 1881, mi pare, si chiami. È un'arma vera che è stata modificata, quindi gli è stata chiusa la canna, ma mantiene una rigatura sotto la canna, qua sotto c'ha una riga, quindi il colpo che carica è il medesimo di quella che vi ho fatto vedere prima, però sfiamma un po' dal tamburo laterale e un po' da questa, da questa rigatura che ha sotto la canna, quindi l'effetto è più realistico. Tra le foto c'è anche un'immagine dove Emiliano Ferrero spara, no, infatti adesso e si vede il fumo che emette. Però sempre comunque in questa arma tu non puoi mettere un colpo vero, perché ti esploderebbe in mano, cioè la canna è chiusa, è piombata, è stata modificata in maniera tale che non può, essere. Infatti, cioè, da quello che ci dici, poi sta cosa ne abbiamo già parlato, cioè da quello che dici, da quello che anche la logica, cioè come io anche ho lavorato, anche qui in Cina, che è una cosa praticamente complicatissima, lavorare con le armi, e ci si chiede come cavolo è successo, cioè è veramente... C'erano le armi sceniche, c'erano le armi vere, loro giocavano a fare il tirassegno nelle pause con i colpi veri, il colpo vero è rimasto nel tamburo dell'arma che è finita in mano a Baldwin, quindi è... Perché c'erano delle armi vere? Questo perché è il punto. Ce le hanno, la premessa che ho fatto all'inizio, loro arrivano... Sì, dico, ma cioè, voglio dire, allora fa apposta... No, probabilmente c'era qualche, che ne so, macchinista, attrezzista, qualcuno della troupe che c'aveva le armi vere, perché comunque... sicuramente... Comunque, Gianluigi, magari non c'avevano le armi vere, ma c'avevano i proiettili veri. Quindi io ipotizzo che ci fosse qualcuno con armi vere e proiettili veri, perché i proiettili veri non dovrebbero arrivare sul set, non dovrebbe proprio essere previsto. Cioè, le scene... diciamo dove io sparo a qualcosa e quel qualcosa esplode, si fanno mettendo una carica esplosiva sulla trave, sulla botte o sulla bottiglia che devo far esplodere, non si fanno sparando veramente a quegli oggetti, loro probabilmente le fanno sparandogli veramente, ok? Sì. E quindi hanno i colpi veri, e i colpi veri si sono mischiati con quelli finti, e la pistola che è finita in mano a Baldwin, che con un po' di incuria faceva le prove in maniera un po', diciamo così, con leggerezza, e ha sparato un colpo vero da una pistola vera. Ecco, ecco, perché questa è anche la, ovviamente, ecco, c'è l'interesse principale di questa storia qui, è capire se effettivamente poi verrà incriminato Alec Baldwin, cioè nel senso, allora, la responsabilità secondo me è di entrambe. Poi dopo la legge deciderà, perché il maestro d'armi non ti deve mettere un'arma vera caricata con un colpo vero. Tu che prendi l'arma in mano, per la prima regola che ti insegnano al poligono, prima di sparare un colpo, quella qui, la tua pistola, intanto. Esatto, devi assicurarti che dentro il tamburo non ci sia un colpo vero, perché è tua responsabilità se uccidi qualcuno, al di là di quella giuridica. Questo per tutta la vita gli rimarrà di aver ucciso una ragazza sul set, perché faceva, certo, un po', diciamo, no, con leggerezza. Ma tra l'altro, chiaramente questo gli crea dei grossi danni, certo. Se vogliamo essere cinici, no? Ecco qua la pistola di Giovanni, esatto, vera, è la cosa, ecco, Giovanni. Più realistica di quella che vi ho fatto vedere, e si vede in una delle foto che abbiamo visto, si vede anche la fumata che fa, diciamo. Sì. Mentre l'arma vera caricata a salve, come vi dicevo prima, cioè con il colpo senza la palla, però con la polvere da sparo dentro, non fa solo il fumo, fa la fiammata dalla canna. E quindi è meraviglioso. Nessun computer potrà mai riprodurre la realtà di questa roba qua. Si vede molto bene le armi vere caricate a salve, sono usate su quel capolavoro che è Gente di Frontier Open Range di Kevin Costner, bellissimo film, e la sua terza regia, mi pare, o secondo o terza regia, e lì sono tutte armi vere caricate a salve, utilizzate in maniera molto realistica. Infatti a un certo punto c'è uno che spara a bruciapelo a un altro sulla pancia e gli brucia il gilet, il panciotto, perché l'arma è caricata a salve, ma è una fiamma ossidrica. Se io ti sparo da vicino, accendo, capito? Cioè, come avere un,
sì, una fiamma libera. Invece l'autopsia della Atkins dice che c'è questo pezzo di ferro che gli è passato attraverso il petto e ha colpito il regista dietro di lei, l'ha trapassata. Quindi da vicino la palla passa. Infatti un'altra cosa che spesso si vede nei film, quando spari a qualcuno e quello viene spostato dall'onda d'urto, in realtà è una minchiata, cioè una palla 45, che è un bel confettone di un certo livello, ti trapassa come il burro e quindi non ti sposta, ti passa come fossi un pezzo di fantoccio, insomma, e può avere ancora potere d'impatto sul soggetto successivo. Infatti al regista l'ha ferito, cioè gli è arrivato con meno, diciamo, potenza, e l'ha solo ferito. Alla ragazza l'ha passata da parte a parte, l'ha uccisa, poverina. Sì, la direttrice della fotografia, insomma, che aveva anche una famiglia. A un certo punto il marito si è scagliato contro Alec Baldwin. Ho visto un'intervista ieri del marito che dice: Alec Baldwin parla così tranquillamente come se fosse lui la vittima. Però secondo me andava cercando soldi, ricordiamo che lei aveva pure un figlio, cioè andava cercando soldi, perché in realtà il film si finisce e lui è diventato, il marito di Alina Atkins, è diventato produttore esecutivo, lo hanno pagato con i proventi del film. Quindi vabbè, queste sono cose americane, e appunto sono cose americane. La sentenza è arrivata, insomma, hanno detto che la Reed Gutierrez è stata insomma, si è comportata in maniera non professionale, superficiale. Hanno detto quel set era una roulette russa. Ah, anzi, no, scusate, era una roulette ucraina. No, bugia, questo non l'hanno detto, ma mi ci tenevo a dire questa battuta. E vabbè, comunque il punto è questo. Loro erano stati, inizialmente sembrava che fossero stati prosciolti sia lei che Baldwin, perché non si riusciva a capire di chi era la colpa. In realtà adesso Baldwin ritorna sotto processo, il suo processo si terrà a luglio, e magari, insomma, ne riparliamo in quel momento, perché sarà il momento clou. Oggi si è conclusa e ricordiamo che negli Stati Uniti non è come in Italia che devi farne tre, lei va a finire in galera adesso. Cioè lei direttamente da dove sta seduta va a finire in galera per 2 anni, se non sbaglio. E, non è una grossa, in realtà non è sono 18 mesi, ecco, di galera più $5,000, tra l'altro è pochissimo. Io credo che per altri motivi siano stati ripagati. Il danno maggiore ce l'ha avuto la produzione, ma è colpa loro, e Baldwin, che probabilmente era produttore, nel senso che vabbè, e succede spessissimo, quasi è lo standard, che con le star non puoi pagargli quei magari 5 milioni, una quota, certo. Sì, beh, quindi lui non è che aveva la responsabilità da questo punto di vista. La sua responsabilità, ripeto, nel momento in cui tu sai che stai utilizzando delle armi vere, cioè che in mano a te arriva un'arma vera caricata teoricamente a salve, la tua responsabilità, ma prima di tutto di persona umana, non di attore, non la responsabilità professionale, la responsabilità umana. Se a me, che ho girato a volte in scena, mi arriva in mano un'arma che so essere vera, cioè non in sicurezza, non con la canna piombata come ho fatto vedere, un'arma che potrebbe offendere, io prima di sparare a qualcuno o qualcosa controllo di per me che dentro non ci siano munizioni vere, perché mi hanno insegnato che l'arma va sempre considerata carica, quindi prima di sparare mi sincero che non sia carica. Quindi questa è la responsabilità, secondo me, di Baldwin. Okay. Al prescindere che gli abbiano detto quest'arma è pronta per sparare, gliel'hanno messa in mano, avrebbe dovuto sincerarsene, perché comunque è un'arma vera, non è un giocattolo. Allora, quello che è successo negli ultimi mesi. Primo, sono spuntati dei video, cioè durante le investigazioni si sono fatti da tutto il girato, tutto il materiale, anche la camera quando sta girando fuori, insomma, se lo sono guardato, quindi ore e ore e ore, e hanno trovato delle scene in cui Baldwin, come raccontavi anche tu, come supponevi anche tu, lui fondamentalmente utilizzava la pistola come niente, cioè lui non era attento a utilizzare. Si vedono diverse scene, si dice, non le hanno rese pubbliche, in cui Baldwin punta la pistola a chiunque.
Tra l'altro, questa è molto interessante, soprattutto per noi che facciamo cinema. Allora, raccontano questa storia qui. Si vede Baldwin che punta la pistola verso gli altri della troupe per far vedere cosa farà. La ragazza, la Anna Reed Gutierrez, si mette a dire, si sente la voce della ragazza fuori campo che dice non state davanti alla pistola, mettetevi lateralmente. Aspetta, lei non dice Alec Baldwin non puntare la pistola contro gli altri, e questo dagli altri di togliersi, sì, certo. Sì, perché? Perché, come sappiamo, una che ha appena iniziato non gli va a rompere i coglioni, soprattutto, ecco, questa è la chiave della cosa. Alec Baldwin è quello che fa l'imitazione al Saturday Night Live di Donald Trump, ecco, questa rende la situazione politica. E quindi, da questo punto di vista, molti hanno cercato di spiegare, guardate che non è colpa della ragazzina, perché la ragazzina veniva bullizzata sul set. Infatti, secondo me, faranno ricorso. Ci hanno detto, lei non essendo una... la responsabile, lei ha la responsabilità delle armi, quindi è anche colpa sua. Cioè, certo, l'arma caricata con un colpo vero o più colpi veri non doveva finire su quel tavolo. Questa è parte della responsabilità, ma ripeto, altra parte, secondo me, della responsabilità sta nell'attore, in questo caso nel divo, che riceve un'arma vera, sa che è un'arma vera e non si sincera. L'altro, voglio di sparare dire, che non sia carica. 40 anni di esperienza. Ogni volta che ti arriva un'arma in mano, tu ti devi sincerare, se devi sparare scenicamente a qualcosa o a qualcuno, che non ci sia dentro, se è un'arma vera, un colpo vero. Se invece ti arrivano in Italia quelle finte, come abbiamo visto prima, piombate, non c'è possibilità, non c'è problema, un colpo vero, perché non ce lo puoi mettere. Ok, poi ci sono altre due cose contro Alec Baldwin. La seconda è che uno dei macchinisti del film ha detto che loro andavano di fretta, ma una delle persone di produzione che metteva fretta era proprio Alec Baldwin. Cioè dicevano sì, era anche Alec Baldwin che diceva veloce, e loro avevano una sola maestra d'armi per tantissime armi, tra l'altro lei faceva anche quella responsabile dei props, no? Secondo me questi erano completamente pazzi. La terza cosa è che durante questo processo hanno portato dei maestri d'armi esperti, degli esperti ovviamente, dei periti, no? E i periti hanno portato in aula la stessa arma che ha sparato. Ricordiamo che Alec Baldwin ha detto che l'arma, che lui non ha mai premuto il grilletto. Impossibile. Lui ha detto che l'arma ha sparato da sola. No. E durante il processo ti spiego perché. Le single action, cioè le armi western, funzionano che se fai questo non sparano, quindi non è possibile, esatto, come nelle armi automatiche, che per uno sfregamento, per un malfunzionamento il colpo parta. Va sempre caricato il cane e abbattuto, quindi se non fai questo l'arma non può sparare, quindi se gli è arrivata l'arma già carica, sì, lui se ne sarebbe accorto, perché come vedi c'ha in mano un'arma che potenzialmente può offendere e devi comunque toccare. È ovvio che quando la carichi il grilletto si alleggerisce, cioè la pressione è minima per farlo scattare, sì, però comunque devi fare questo, altrimenti l'arma non spara. Mentre sulle armi automatiche, che puoi spremere il grilletto e sparano a ripetizione, può essere più possibile che, anche se la tiri fuori, diciamo, dalla fondina ascellare, eccetera, possa sparare. Ma la single action deve... Cioè, l'unico altro modo perché l'arma spari, se non è caricata, è dare un colpo forte sul cane. Quindi il percussore comunque sì, si abbatte sul proiettile e la fa partire, però o colpisci fortemente qua o la carichi e spari, quindi è un po' complicato. Durante il processo hanno fatto vedere, tra l'altro mi sembra che c'era anche un'altra sicura in più, comunque hanno fatto vedere che hanno detto armi, allora l'arma l'abbiamo... Sulle armi no, sulle armi automatiche sì, c'è la sicura. Ok, comunque ha fatto vedere che l'arma fondamentalmente non era rotta, quindi non è che l'arma era difettosa o modificata, l'arma era normale, e hanno provato a far sparare l'arma, ha fatto anche vedere, perché poi la terminologia era in inglese, per quello ti avevo mandato, c'è scritto cock the gun vuol
che vuol dire caricare, no, l'arma. Che ne avevamo parlato di questo. Sì, vabbè, comunque, fatto sta che hanno fatto la prova, hanno fatto 20 prove, cioè hanno fatto, non lo so quante, ma non l'ho spiegato, però ha fatto vedere che questo prendeva sta pistola, la buttava per terra e non sparava da sola. E quindi questo proverebbe, o comunque darebbe un forte sospetto, che Alec Baldwin abbia mentito al suo primo interrogatorio. E questo, insieme alle altre cose che ho detto, cioè il fatto di una sorta di mobbing, la che c'era, il fatto di, sì, insomma, essere troppo sicuro di se stesso, un corso di colpa che, per quanto riguarda, secondo me, comunque la Anna Reid Gutierrez non la vuole più vedere una pistola in vita sua, nonostante il pace, cioè, nel senso, chiaramente quel lavoro non lo voleva fare e non lo vorrà fare mai più, ma non la chiameranno mai più, comunque. E mi ha colpito che, ovviamente, la famiglia distrutta, il padre era convinto Fel Reed, il appunto veterano, era convinto che sarebbe stata assolta, non so se per le sue conoscenze altrogate, appunto Brad Pitt, che comunque è uno che insomma si sa un forte potere, sicuramente più di Alec Baldwin, o perché conoscendo come stanno le cose ha detto no, mia figlia non è stata messa nelle condizioni di poter fare il suo lavoro. Io me lo sono chiesto, in realtà, io ma secondo me, se vuoi sapere quello che penso io, la colpa è della produzione. Sì, cioè, però secondo me la colpa vorrebbe dire, cioè, se l'arma è arrivata sul tavolo in sicurezza, cioè scarica, e quindi la responsabilità del maestro d'armi è di far arrivare l'arma vicino all'attore che deve provare la scena a scarica, e poi qualcun altro l'ha caricata con dolo, questo è l'unico modo per sgravare la parte di responsabilità, no, della ragazza. Vabbè. Si è stata anche detta sta cosa che sia stato fatto vabbè, queste sono segmentate, dice, ovviamente, che siccome qualcuno della troupe era supporter di Trump hanno fatto ma non potevano mai pensare a una cosa del genere, cioè, no, nel allora, momento in cui l'arma arriva vicino all'attore che deve fare le prove con il regista, la direttrice della fotografia, e l'arma non è in sicurezza, la responsabilità è di chi quell'arma la deve far arrivare in sicurezza. Poi che l'attore non si sinceri a sua volta che l'arma sia scarica, secondo me è un concorso di colpa, perché probabilmente la legge dice no, nel momento in cui gli dite che l'arma è pronta, lui se ne frega, per lui l'arma è pronta. Ma io che sono stato, diciamo, mi è stato dato il porto d'armi e delle quattro regole fondamentali, cioè ritieni sempre l'arma carica, anche quando ti dicono che non lo è, significa che tu per tua, diciamo, cura personale, per non offendere qualcun altro con un incidente, devi prima di sparare assicurarti che non ci sia finito un colpo vero, per qualsiasi motivo. Quindi sì, in questo c'è il concorso di colpa, ma è responsabilità di entrambe, secondo me. Quindi, secondo te, il fatto che lei oggi sia stata condannata per Alec Baldwin è positivo o negativo a livello giuridico? Cioè, nel senso, o è ininfluente, cioè sono due cose diverse. Cioè, è sicuramente la condanna arriva dopo una serie di verifiche che avranno sincerato che la responsabilità di avere quell'arma su quel tavolo non pronta ad offendere è del responsabile, cioè il responsabile in quel caso era lei, e quindi era lei che doveva far arrivare un'arma innocua. Ora si aprirà la controparte, cioè se i video dimostrano che lui faceva il coglione in giro con queste pistole, sì, e ha fatto un po' la stessa cosa anche prima di sparare a loro, non sincerandosi che l'arma fosse scarica e sparando magari nel momento in cui non doveva. Quella può dire, ma io ve l'ho detto, io non fa così, perché loro dicono sempre che addirittura tre giorni prima diversi della troupe avevano lasciato il set, vabbè che poi queste sono cose che succedono sempre, però avevano lasciato il set perché avevano detto no, questo non è un set sicuro, voglio dire, facendo film indipendenti, dice, io lo dico chiaramente, cioè alcuni dei film che ho fatto girati anche con grosse troupe, però girati nella giungla, nel bosco, oppure comunque in determinate situazioni, cioè lì c'è il rischio,
lì c'è, certo, costantemente. Però una cosa è il rischio che il vento faccia staccare un ramo e cada sulla testa della troupe. Altra cosa è giocare con le munizioni con le armi vere. Capisci che è un'arma. Quindi, ripeto, se tu la fai arrivare vera e carica sul set, da una parte non ci dovrebbe proprio essere, dall'altra magari Baldwin in quel momento gli era stato solo chiesto: facci vedere la pistola, facciamo la prova del fuoco, no? Sai come si fa? Fai la prova del movimento. E lui magari ha sparato laddove non era richiesto di sparare in fase di prova. Nel momento in cui lui avesse sparato... Sì, stava giocando con la pistola. Bravo. Nel momento in cui magari invece si dà l'azione, la troupe, l'operatore, il regista, eccetera, già sono in sicurezza. Cioè, se la pistola è puntata all'obiettivo, solitamente si fa partire il motore, ci si toglie, anche quando lavoriamo con le armi nostre, italiane, che non possono partire... Non può partire la palla, però qualche detrito o qualcosa può sempre partire, perché comunque c'è polvere da sparo dentro. Quindi se l'obiettivo, cioè la canna punta all'obiettivo, come in questo caso, non c'è nessuno dietro. Cioè si dà il motore, ci si toglie, si gira e poi si stoppa. Così se parte qualcosa va verso una macchina da presa, non va verso una persona. Quindi in questo c'è la concausa. Cioè Baldwin probabilmente è stato leggero, ha sparato quando non doveva, in prova, e ha beccato chi era di fronte. Sì, secondo me una cosa che, guardando le interviste, ovviamente non si può dire esplicitamente, ma praticamente lui dice: sì, ma tutti si comportano così negli Stati Uniti. In America, da noi, a me personalmente è successo che magari il coglione della situazione prende l'arma poggiata sul tavolo e non gli è stato detto da nessuno di prenderla. Se mi accorgo io, se accorge il mio aiuto regia, gli facciamo un culo così, perché non esiste che tu giochi con le armi, anche se sono armi, ripeto, non atte ad offendere, non lo devi proprio fare, tu non la devi toccare, la tocca solo chi è responsabile dell'attore, basta. Se sorprende invece... che negli Stati Uniti sia, ma io credo che poi c'è più leggerezza, loro fin da ragazzini sono abituati a giocare con le armi e lo fanno con troppa nonchalance, capito? Tutto lì. Sì, però veramente, guarda, sai, il sistema americano aveva questa caratteristica del fatto che comunque, proprio perché come ti muovi ti querelano, allora tutto era controllatissimo, tutto con le unions. Poi c'è adesso un nuovo periodo invece in cui si cerca di salvare la produzione in qualsiasi modo, quindi risparmiare su tutto e anche ritornare a un certo tipo di indipendenza, che ti devo dire, la Roger Corman, no? Che correvano contro il treno in corsa senza paura, che poi è anche una delle cose belle del cinema, voglio dire, insomma. No, per carità, però se ti rompi una gamba mentre c'è la camera in mano è una ferita orgogliosa, sì, però se uno muore... No, ma soprattutto, ripeto, una cosa è se fai un po' lo scavezzacollo, se fai un po' delle cose, diciamo, osi un po', e lo abbiamo fatto tutti. È capitato, io metto a rischio la mia vita, non quella altrui, ecco. Nell'indipendenza si fa, perché comunque è ovvio che si fa. Perché c'è, ma non solo nell'indipendenza, guarda, ti dico... In realtà, io probabilmente anche altrove. Però poi capiterà, altra cosa è se ci sono di mezzo delle armi vere. Cioè, sì. Non puoi correre, non puoi avere incuria, perché oltre al fatto che passerai guai, ti denunceranno, il film non finirà, perderanno i soldi, eccetera, hai ucciso una persona. E quella roba, Baldwin, non gliela leva mai più nessuno. Cioè, io non credo che lui dorma sereno, non so come dire. Sì, non lo mettiamo in dubbio, lui si vede che è distrutto, cioè nel senso che comunque quando anche lo fermo, insomma, non ne vuole parlare perché la sua carriera anche... Cioè, sai, poi non è che è un personaggio che ha una carriera, sì, una carriera ottima, però non stupefacente, capito? Si è messo a fare TV. Quindi il fatto che tu venga ricordato per essere stato quello, no, che ha ammazzato una sul set, e tra l'altro negli Stati Uniti la narrazione è questa. Cioè, anche quando c'è il processo sulla direttrice della fotografia uccisa sul set da Alec Baldwin, cioè dico esattamente quello. Alec Baldwin ha ucciso una ragazza sul set. Adesso si cercherà di capire
E quindi questo è chiaramente un... poi sì, la stanno... un marchio indelebile. E tra l'altro, a quanto pare, adesso, come sempre, sai, qualsiasi scureggia con le artificial intelligence, con qualsiasi scureggia, le fanno proteste union, le fiaccolate hanno fatto per togliere le armi dai set. Quindi, vabbè, spareranno... perché... così. Come i yashiki, no, ma queste sono le solite minchiate degli americani, le esagerazioni forcaiole e retrograde che fanno per tante altre minchiate. Le armi sul set ci sono sempre state, ripeto, negli Stati Uniti stessi, dove c'è questa leggerezza e questa modalità, gli incidenti sono irrisori rispetto a tutta la storia del cinema, quindi voglio dire, basta mareggiare le armi con la cura dovuta, la responsabilità dovuta, e allora forse questo ennesimo piccola goccia nell'oceano, un nuovo episodio gravissimo in cui una ragazza ha perso la vita, aiuterà a, diciamo, regolamentare ancora meglio la faccenda. In Italia e in Europa, ripeto, le regole sono ben chiare e questo tipo di incidenti non possono avvenire. Magari faranno le stesse regole, metteranno, insomma, un po' più, diciamo, sì, in riga anche gli americani, che hanno bisogno di questo, perché, ripeto, hanno una gestione del rapporto con le armi fin da piccolissimi, estremamente leggera. Basta vedere tanti filmati su YouTube, eccetera, in cui vedi fare delle cose folli, insomma, super pericolose. L'arma è pericolosa, cioè l'arma da fuoco è non so se ti è mai capitato di sparare un colpo vero in vita tua, c'hai proprio in mano un vulcano, capito? Cioè è una sensazione estremamente... l'arma scalcia, capito? Quando tu premi il grilletto, senti proprio che c'hai in mano un tuono, capito? È una roba... è per questo anche che secondo me chi lo fa, chi le utilizza, anche nel cinema, dovrebbe provare a sparare una volta nella vita almeno veramente, per rendersi conto di che cosa significa. E non si può prendere con leggerezza. Certo, certo. Grazie, grazie Giovanni. Volevo comunque parlare anche un po' della tua attività, nel senso spiegare perché ne sai così tanto di armi, che comunque sei un regista, insomma, tra l'altro sei pure bravo, fatemelo dire, insomma. Grazie. Magari un giorno faremo uno spaghetti western. Lo sto preparando, È il prossimo progetto che è in cantiere, è proprio uno spaghetti western, ci stiamo provando, noi siamo un gruppo, le foto che hai visto prima, che abbiamo mostrato prima, fanno riferimento a questo, siamo un gruppo centro italiano fondamentalmente di pazzi appassionati, e la passione si declina, perché le armi da fuoco sono solo uno dei, diciamo, delle possibilità, poi ci sono i cavalli ovviamente, ci sono i costumi, c'è il gioco di ruolo dal vivo che noi facciamo western e che quindi ci unisce, diciamo, in 60-70 persone pazze che hanno i costumi, hanno la rievocazione nel sangue, le fiere e compagnie belle, e ci abbiamo ormai anche dei posti, abbiamo scenografato dei posti qui vicino a Roma, si è ricreata un po', diciamo, quello che nell'era storica dello spaghetti western erano i villaggi a tema, indoor, outdoor, interni, esterni, nel centro. Perché quelli famosi in Spagna, quelli famosi non ci sono più, invece pure in Spagna ci sono ancora e sono molto belli i villaggi. In Italia li hanno dismessi, no? Infatti, e voi li avete ricostruiti. Ci sono ancora delle cose, io ho censito tutto quello che c'è in Italia, ci sono dei parchi a tema, in Veneto ce n'è anche, in Emilia, c'è Cinecittà World che ha la Main Street Western abbastanza credibile, adesso c'è questo parco nuovo tematico che è stato creato dal gruppo a cui io appartengo ad Aprilia, e sta diventando proprio un parco tematico con un villaggio western di tutto rispetto, e poi ci sono posti in Sardegna, posti in Abruzzo, ci sono, diciamo, posti anche dove girare gli esterni, per esempio gli esterni storicamente in Italia, se non si andava in Almeria, in Spagna a farli, si giravano a Campofelice, Campo Imperatore, in Abruzzo, perché ci sono queste distese, non so se ti ho fatto vedere l'ultimo videoclip western che ho girato, mi sa di no perché è ancora inedito, ho girato anche lì e effettivamente sono molto credibile. Dopo ti mando il link con password, poi quando esce lo diciamo, lo facciamo vedere, ecco. Sì, sta per uscire.
E niente, quindi sì, la passione viene da lontano e io la coltivo, come ti ho detto, insomma. Beh, in bocca al lupo per il nuovo progetto. Ascolta, per chiudere, dimmi tre film western, e uno allora, per forza deve essere italiano, posso dire tre, tra i tuoi preferiti. Sicuramente ci mettiamo Ombre Rosse, sicuramente ci mettiamo Il Buono, il Brutto e il Cattivo, e sicuramente ci mettiamo Gente di Frontiera, Open Range di Kevin Costner, che sono tre epoche, tre diversi modi di gestire l'epopea western. Adesso poi è una nuova era molto florida, c'è Taylor Sheridan, c'è Yellowstone, che è una bellissima serie che consiglio a tutti. Tra l'altro l'aiuto regista era aiuto regista di Taylor Sheridan, lo sai? Tutto torno. Beh, con Sheridan sicuramente non fanno minchiate, perché lui vabbè, ma lì infatti l'aiuto regista si è capito che non era tra i, anzi era uno che sapeva gestire set particolari, comunque aveva esperienza, ha fatto Matrix 3 o 4, 3, 2, non so quale, comunque insomma, era ok. Vabbè, io cito tre film, non dei western preferiti, perché è complicato, però voglio citare tre western che non cita mai nessuno: Spaghetti Western e Dio disse a Caino di Antonio Margheriti. Dei vecchi western americani, vecchi insomma, più o meno, secondo me comunque classici, viene citato classici western americani, viene citato troppo poco Veracruz, che secondo me è il film che è il ponte tra un'era e un'altra. E alla fine voglio citare un western australiano che si chiama The Proposition, che tu conoscerai. Sì, lo conosco. Che è fantastico, che io lo adoro. Insomma, quindi vi abbiamo dato almeno sei film da vedere. Oh, vabbè, adesso c'è l'epopea western prossima che stiamo tutti aspettando, è Horizon, declinato in tre o quattro film. È la nuova regia di Kevin Costner, che è il più grande cowboy regista e interprete vivente, secondo me, insomma. Sì, sì, sicuramente è quello che... due, e poi se li sta addirittura autoproducendo, c'è tutta una storia pazzesca sulla produzione di questa roba, e saranno capolavori, sicuramente. Un film dell'anno scorso, io l'ho messo tra i 10 migliori film western, che mi è piaciuto tantissimo, se non l'hai visto, guardo, si chiama Butcher Crossing. E non l'ho visto, questo mi manca. Con Nicolas Cage, e sarà una sorpresa. Ho capito qual è. Bene, sicuramente l'hai letto sulla mia bacheca, perché ne ho parlato molto bene. È praticamente Cuore di Tenebra raccontato però come un western. Bello, è fantastico, veramente figo, veramente figo. Se ti capita, vedilo, poi faccio in modo che tu possa vederlo. Ok, ti ringrazio e grazie. Noi anche per questa faremo uno insieme in Salento. Ci mettiamo lì quando siamo in vacanza. Tra l'altro noi siamo, quest'estate la passiamo un po' più di tempo, perché arrivo prima a Campo Marino, dove entrambi ci abbiamo casa al mare, insomma ci abbiamo entrambi famiglia e bambine lì che sguazzano nell'acqua, quindi ci metteremo a scrivere quest'estate il nostro spaghetti western, violentissimo sicuramente. Grazie a tutti, però, grazie però veramente per questa spiegazione. Perché... ma in sicurezza quando ve lo giriamo. Esatto. Non con Alec Baldwin, comunque. Va bene, ok, grazie a tutti ragazzi, iscrivetevi a Mind Cathedral e pure a Carcassa, che quest'oggi ci ospita sul canale. Per parlare di spaghetti western, Carcassa era ideale. È perfetto, una carcassa, c'era uno spaghetti western che c'era una carcassa per quello e quell'altro, mi ricordo. Potrebbe, è un titolo perfetto. C'era un titolo, una carcassa per 14 croci. Per esempio, una lunga fila di, cioè il film è una lunga fila di croci, oppure come dicevano al Mucca Assassina, una lunga fila di